oggi. Apre oggi, come mi ha preannunciato venerdì sera il ministro Del Rio, con il quale ci siamo sentiti, e come stamattina mi ha confermato alle 8 del mattino il direttore generale dell'ANAS per la Sicilia, l'ingegnere Muccilli, che avendo concluso tra sabato e domenica tutti i collaudi e le verifiche tecniche, oggi si avrà l'apertura del bypass, come io amo chiamare il bypass, che da Tremonselli raggiunge Scillato. Ed è stata l'ANAS che si è fatta carico, attraverso anche una procedura straordinaria, della gestione dell'intervento per il ripristino della continuità, rimanendo ovviamente ad un tempo a venire la soluzione definitiva che riguarderà l'abbattimento del viadotto e la sua ricostruzione dentro questo sistema di interventi più complesso, che dovrà garantire a questa infrastruttura fondamentale che è la strada Catania-Palermo una condizione di percorribilità in piena sicurezza. La vicenda della Catania-Palermo, della sua frattura, è stata emblematica per rappresentare tutta la precarietà del nostro sistema infrastrutturale al momento, perché è bastata questa frattura per mettere in crisi la mobilità tra la Sicilia occidentale e quella orientale, e anche la inesistenza di un sistema ferroviario all'altezza dei diritti dei cittadini siciliani. Ma l'emergenza ha reso evidente che si può fare di più, e infatti le ferrovie sono state in grado di attivare un servizio di Catania-Palermo in 2 ore e 50, non più nelle 4 ore e mezzo precedenti. Non è ancora un tempo accettabile, i nostri programmi prevedono la ferrovia, non l'alta velocità, che non sarà mai alta velocità, ma una velocità più elevata sotto le 2 ore, ma già 2 ore e 50 non sono le 4 ore e 30. Si è privilegiato il trasporto su gomma e si è abbandonato quello su rotaia, anche perché, va detto, la mancata realizzazione del ponte sullo stretto ha reso impossibile per la Sicilia sia l'alta velocità che l'alta capacità per le merci, perché quello è un vero dramma strutturale. La mancanza della continuità territoriale attraverso il ponte non rende realizzabile né in Sicilia né in Calabria l'alta velocità, e neanche quindi l'alta capacità, rendendo gli investimenti strategici delle ferrovie, come si può dire, inesistenti, le quali infatti sono rivolte all'asse Napoli-Bari. Stiamo cercando di riaprire il dialogo su questo, per una mobilità ferroviaria interna alla regione che sia soddisfacente, che si integri con la gomma, perché noi abbiamo un surplus di trasporto su gomma sia delle merci che delle persone, e su questo stiamo lavorando con il nuovo contratto di servizio per Ferrovie d'Italia e anche nella ridefinizione del servizio del TPL. È chiaro che si tratta di investimenti importanti che devono essere realizzati. Le ferrovie sono in grande ritardo, RFI è in grandissimo ritardo sulle realizzazioni delle infrastrutture ferroviarie in Sicilia. Abbiamo, come si dice, tante questioni da affrontare col Ministero delle Infrastrutture, con l'ANAS e con le ferrovie, che sono i nostri partner istituzionali e aziendali, e cerchiamo di fare un lavoro serio, come dice, facendo valere una regione che rivendica i suoi diritti per i suoi cittadini. Oggi, aprendo questo bypass, noi stiamo semplicemente restituendo ai cittadini siciliani il diritto a una mobilità ordinaria, niente di più.